E Night Like This Festival a luglio alla sua terza edizione. Non un festival rock come è stato erroneamente detto, ma un festival indie. Un festival indie, quindi musica indipendente, musica che nel resto del mondo ha porta folle oceaniche, in Italia è più di nicchia, è molto goduta a Milano, Torino, nelle grandi città, e noi vogliamo portare questa proposta in un posto che se lo merita perché è di una bellezza sotto gli occhi di tutti e quindi vogliamo far conoscere il posto attraverso una proposta internazionale che è appunto a Night Ladies Festival. Un festival indie per valorizzare il territorio. Sì, in questa occasione il Comune di Ivrea ospita la conferenza stampa di presentazione di un evento, di un gran bell'evento che si svolge in un comune vicino. Quindi questo festival che sta diventando sempre più importante, che ci è stato raccontato dall'associazione A Night Like This, è stato accolto favorevolmente da noi, dall'amministrazione, dal Comune di Ivrea, proprio perché ci sembra un evento che ci aiuta nel percorso che stiamo intraprendendo, noi Comune di Ivrea e gli altri comuni dell'Anfiteatro Morenico. Eventi come questo ci permettono di raccontare il territorio, di farlo conoscere, di far girare le proposte, i contenuti che noi abbiamo da sempre e che forse non sempre riusciamo a valorizzare nel modo giusto. Speriamo quest'anno di fare ancora meglio. Abbiamo alzato il tiro con uno sforzo molto grosso dell'associazione, però ci crediamo veramente tantissimo. Siamo tutti degli appassionati e penso che si veda. Alzato il tiro quest'anno con tre artisti di fama mondiale. Sono tre artisti internazionali, suonano nei più grossi festival mondiali, vengono dagli Stati Uniti e dal Canada. Io vi invito anche a visitare il nostro sito a nightladiesfestival.com o se no a venirle a vedere direttamente perché sono uno spettacolo e noi siamo fieri di portarle in Italia in esclusiva. Tre palchi, numerosi servizi e il costo del biglietto invariato. Il costo del biglietto è 10 euro, che serve molto, molto parzialmente a coprire le spese di questo festival, che sta diventando veramente grande, grosso, impegnativo e soddisfacente per quanto ci riguarda. Il prezzo resta così, che è un prezzo, diciamo, come un cinema, e noi speriamo che questo incentivi le persone a venire da fuori e fermarsi e magari spendere invece per dormire in zona, per mangiare, per godersi un weekend di natura e musica. Il festival ancora propone tre palchi, un grande palco per gli artisti, diciamo, big, italiani e stranieri, perché ci sono anche gli italiani che, scusate, bisogna sempre ricordare, un palco intermedio per le proposte italiane, quelle più nuove, in ascesa e anche se voi che abbiamo scoperto, ma che comunque hanno alle spalle dei dischi e delle produzioni importanti, e un palco acustico che non è un palco, ma è un acoustic corner, un angolino nel prato dove la gente, anche le famiglie, si siede. Bevono qualcosa, si ascoltano una musica più soffusa e si lasciano così cullare in questa serenità. Noi offriamo anche dei servizi per poter facilitare la gente a venire al festival, quindi dalla stazione di Ivrea una navetta che fa la spola anche tutta la notte, anche al camping del comune, in modo che le persone non si perdano, non vaghino sulla provinciale di notte che è pericolosa. Poi trovate un mercatino di cose artigianali, di prodotti particolari, handmade. Tutte giovani che si creano hobbisti, le loro cose, molto carino. Il cibo e bere del territorio non è roba da festival da quattro soldi, ma costa poco, ma è tutta cose particolari e buonissime perché ci teniamo anche alla proposta alimentare. Poi ci sono pittori, ci sono artisti di strada, ci sono la fotografia, c'è cioè una mostra fotografica. Insomma, si chiama Independent Music and Arts perché ci sono anche le altre arti che cerchiamo di sviluppare, visual, writers, una proposta colorata e divertente, giovanile, ma anche non. Ci sono famiglie, bambini, c'è un workshop per bambini, c'è il parco giochi, insomma, cerchiamo di avere più possibilità per tutti. In collaborazione con Instagram è stato realizzato un contest fotografico. Sì, insieme al nostro gruppo che è AG World Club abbiamo organizzato questo contest finalizzato alla realizzazione di una mostra che si terrà nello stesso giorno del festival con circa 200 opere esposte provenienti praticamente da tutto il mondo.
E durante il giorno del festival ci sarà un instant contest? Sì, un instant contest organizzato proprio in quel giorno, in cui i vincitori avranno diritto ai pass, tre vincitori avranno diritto ai pass per poter fotografare l'intero backstage del festival e tutto quello che accade dai camerini in avanti. In chiusura ricordiamo la data precisa del festival. La data è il 19 luglio, chi si ferma a dormire al campeggio poi avrà la nostra festa appunto vicino a Baldassarre, e tempo permettendo il 20 in mattinata.